sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera gentili ascoltatori, un saluto subito alla regia centrale a Treviso, a Rosario Moreno, editore anche di Radio Science TV. Qui da Pianeta Oggi TV All News in Venezia, Massimo Bonella al microfono. Prima di dare la linea a Pordenone, ad Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, una notizia che ci è giunta poco fa in studio. Dunque si parla dei migranti, sono almeno 34 i morti, tra cui due bambini, in un naufragio avvenuto nel Mediterraneo occidentale. Siamo in questo caso al largo delle coste marocchine. Ci sono stati alcuni sono stati soccorsi, almeno 26, tratti in salvo. L'imbarcazione era salpata domenica con 60 persone a bordo, ha riferito così il portavoce dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Poi ancora, vediamo se abbiamo qualche notizia in più su questo. La ONG che ha, apprendo che la ONG che ha denunciato il fatto, Fronteras spiega che i migranti hanno chiesto aiuto per 24 ore e li hanno lasciati morire lentamente. Vediamo un'altra notizia che è in corso proprio in queste ore. Terribile terremoto e maremoto in Indonesia, ci sono sempre più morti, il bilancio si aggrava, le vittime sono 1347, parliamo di vittime accertate. Secondo il nuovo aggiornamento dell'Agenzia di Protezione Civile indonesiana, ecco questo è il numero 1347, i feriti sono oltre 800, ma quello che preoccupa è il numero delle persone disperse, che è ancora incerto. Si teme addirittura 2000, anche oltre 2000 morti. Comunque per il momento il bilancio ufficiale è 1347 morti accertate, 800 sono i feriti. Vediamo di dare uno sguardo alla nostra testata giornalistica All News, pianetaoggitv.net, che la trovate appunto digitando pianetaoggitv.net. A taglio primo subito la notizia che emerge in primo piano: manifestazione oggi a Roma per la difesa delle radio e televisioni locali, e qui c'è il caso di Telemare di Gorizia, una redazione che attualmente è a casa con il personale senza lavoro, e ricordo che è l'unica televisione in Gorizia e provincia, quindi insomma di lavoro c'è. Questo perché lo Stato, diciamo, non ha dato i contributi alla redazione come doveva farlo. Dunque erano previsti parecchi, una somma di denaro sufficiente per poter gestire la redazione giornalista, stipendiare i giornalisti. Tutto questo è venuto a meno, i contributi maggiori sono andati alle televisioni, quelle più grandi. Ecco, e qui abbiamo a taglio primo uno spot, c'è anche la figura del noto presentatore storico della Rai TV, Pippo Baudo, che appunto spiega quanto sono importanti le emittenti radio televisive locali. La Telemare, ricordo ancora, ha la redazione a casa. Il telegiornale va in onda in forma di edizione straordinaria, dove mette in evidenza la terribile e gravissima situazione che si è venuta a creare a Gorizia in questa emittente, dove praticamente spiega appunto questa situazione. Dunque, noi adesso vedremo di seguire il tutto, cercheremo di capire com'è andata la manifestazione oggi, vediamo se nel corso della trasmissione Pianeta Oggi Mente nel Mondo abbiamo qualche novità. Ora vedremo la nostra redazione si metterà in contatto con l'editore di Telemare Gorizia, la signora
Maria, e vediamo cosa ci può dire in merito. Allora, vediamo se magari, non lo so, riusciamo a mandarla in diretta, perché qui la situazione è molto seria, anzi direi grave, perché si va con questa storia di contributi che vengono a meno alle televisioni regionali, alle televisioni locali, o meglio a certe televisioni locali, e già questo fa pensare, non si capisce bene perché, ad alcune sì, parecchi soldi ed alcuni no, tanto per essere chiari. Ecco, vuol dire mettere a tacere delle voci libere. Noi siamo in un paese democratico, tutto questo non può avvenire. Allora, andiamo avanti dunque con la rassegna in della home page della nostra testata. A seguire ci spostiamo in Toscana, dove ricordo siamo presenti con il nostro settimanale Pineta Oggi Reporta, in onda più volte alla settimana sulle frequenze regionali di Teleidea di Chianciano Terme. Allora c'è un comunicato stampa dove ricorda il giorno della qui siamo a Gaiole in Chianti, ricorda la scomparsa di Gigi Agnolin. Ricordo di Gigi Agnolin di Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti. Poi ancora abbiamo una finestra, anzi no, rimaniamo ancora in Toscana perché volevo mettere in evidenza anche quest'altro comunicato stampa. Ci spostiamo a Sarteano, siamo nella parte sud della regione toscana. Presentazione del libro Moro, il caso non è chiuso. Il caso non è chiuso, quindi molto interessante anche questa cosa qui. C'è stata questa presentazione sabato 29 settembre, però voi potete leggere sempre il comunicato e eventualmente chiedere delle informazioni telefonando lì a Sarteano, vedete poi con calma tutte le indicazioni. Poi ancora, siamo agli esteri, abbiamo una finestra, diciamo, per il mondo. Dunque, il congresso USA nelle mani di Israele, editoriale di Margherita Furlan di Roma. Ecco, ritroveremo questi editoriali di Margherita anche nel prossimo mese. Molto probabilmente li potete vedere sul giornalino online All News di Radio Science TV, sciencenews.it, e potete consultarlo. Poi ancora, guerra nello Yemen, gli assassini criminali sono anche italiani, a cura di Giorgio Bongiovanni, direttore della testata giornalistica All News di Palermo. Poi ancora, conclusa l'audizione del magistrato davanti al CSM, in collaborazione sempre con la testata Antimafia 2000, su Via D'Amelio, mai così vicini alla verità, di Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari. All'interno potete trovare anche un video, video audio integrale. Dunque, vi segnalo ancora altre due cose, altri due articoli, Papa, o meglio, il primo è un articolo, il secondo è una trasmissione televisiva. Allora, iniziamo con il primo. Papa Francesco contro i mafiosi, convertitevi o la vostra vita andrà persa. Ricordando anche l'impegno di Don Pino Puglisi, ci fa chiedere cosa posso fare io, di Aaron Pettinari, c'è anche qui all'interno il filmato. E quindi il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, nuovissima realtà mediatica in Italia, da Trieste, radiodiffusione europea, programma interregionale, praticamente è una programmazione, diciamo, una emittente a livello interregionale, praticamente deve essere ascoltata da Trieste fino a San Marino e nelle ore serali, per effetto della propagazione in AM, che i radioamatori questo lo conoscono molto bene, arriva a coprire anche parti a macchia di leopardo, come si suol dire, del sud Italia, ma non solo, anche del centro Europa, in Inghilterra, sono ascoltati ad esempio in centro di Londra, questo è capitato più volte, e insomma c'è questa nu nuova realtà da Trieste, radiodiffusione europea che trasmette in AM, come dicevo, sulla frequenza dei 1584 kHz.
Qui potete vedere anche il link specifico se volete ascoltarla in streaming. C'è l'intervista, viene proposta l'intervista con il direttore Graziano D'Andrea, intervista realizzata dal sottoscritto, programma in collaborazione con il circuito RTV digitale terrestre interregionale, vale a dire da Video Telecarnia, Telemare Ligurice fino giù a Telidea di Chianciano, Radio Orion della Campania e includendo anche naturalmente Radio Saius TV da dove stiamo in questo momento andando in onda. Bene, detto questo, ritorniamo alla notizia in corso della manifestazione che si sta tenendo a Roma, che si è tenuta, scusate, oggi pomeriggio a Roma per la difesa delle radiotelevisioni locali, organizzata dal sindacato REA. È stata trasmessa anche via satellite su un canale di Sky dall'emittente radiofonica Radio Radio. Il sottoscritto in queste ore, in questi minuti prossimi, si metterà in contatto con la redazione di Telemare per sentire appunto come è andata, per avere qualche informazione, sempre se riusciamo ad avere entro la fine del programma. Ricordo che la Telemare, cioè questa manifestazione è stata realizzata perché ci sono delle televisioni che sono a rischio di chiusura, perché vengono a meno i contributi previsti dallo Stato per la gestione delle redazioni. Quindi i giornalisti non vengono pagati e si ritrovano a casa, come appunto il caso di Telemare di Gorizia. Abbiamo, ripeto, la redazione a casa, giovani che sono senza lavoro e da evidenziare che Telemare è l'unica televisione locale in Gorizia e provincia. Quindi voglio dire, ce n'è lavoro, è solo lei che è lì che può veramente parlare di quello che succede, la cronaca, i fatti, l'attualità in Gorizia e provincia. Ecco, questa è la situazione che sta succedendo in Italia nel 2000. Si chiudono le radiotelevisioni locali. I contributi vanno solamente per alcune emittenti, e anche sono parecchi soldi, si parla di migliaia di euro, e per altre invece solamente le briciole. Il caso di Telemare, assurdo, nemmeno 5.000 euro come contributi, quando altre ne hanno più di 1 milione di euro. Pensate un po' voi, insomma, questo la dice lunga. Speriamo che questo sia un governo che possa far chiarezza, noi ce lo auguriamo, perché gli abbiamo sempre dato fiducia al Movimento 5 Stelle, è una speranza, l'ultima speranza per rimettersi a sesto un po' l'Italia. Speriamo quindi che prenda posizione anche su questa storia delle TV locali, della tutela delle televisioni locali in Italia, altrimenti sarà come dire, il governo del non cambiamento. 19:13, linea subito ad Alviano Appi. Appena ho novità, vi chiederò la linea per sapere com'è andata la manifestazione, se ha avuto successo. A te, Alviano, la linea, prego. Ciao Massimo, un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Come sai Massimo, lo spazio che ci metti a disposizione lo utilizziamo per toccare i temi che sono per lo più alla base dello statuto della nostra associazione, il Sicomoro, e cioè società, ambiente, legalità, salute, spiritualità, informazione. Tutte quelle notizie che sono a favore o in difesa della vita. E da qualche tempo, con Paolo Restigliani e Gian Pietro Mondin, laureato in scienze forestali, che in questo momento è qui con me, che mi aiuterà nella conduzione della trasmissione. A proposito, grazie intanto, Gian Pietro, per la tua partecipazione. Grazie E appunto, come dicevo, con la Paola Restigliani e Gian Pietro abbiamo deciso di dedicare dello spazio, delle trasmissioni a delle figure, a delle persone che nella nostra epoca o negli anni appena passati hanno mostrato particolare valore, pur restando, diciamo, sconosciuti ai più. Noi li abbiamo definiti uomini e donne che hanno fatto la differenza. Hanno fatto la differenza grazie alla portata delle loro scoperte o delle loro azioni. E
Tempo fa abbiamo approfondito la figura di Viktor Schoberger, un forestale austriaco della prima metà del Novecento, come dicevo prima, appunto, sconosciuto in più, ma il quale, grazie ad una profonda, profondissima capacità di osservare la natura, ci ha lasciato sbalorditive scoperte nel campo delle energie. In particolare nelle forme dei vortici, nelle forze implosive, nelle qualità dell'acqua. E Schoberger, diciamo che è stato il tramite grazie al quale siamo giunti all'ospite di questa sera, l'ospite della nostra trasmissione, e con cui cercheremo di approfondire alcuni aspetti del mondo delle energie. Allora, l'ospite di questa sera è l'ingegnere Christian Lange, che saluto intanto e che ringrazio della disponibilità. Buonasera, ingegner Lange. Buonasera, tanto è un piacere per me, ringrazio a voi. Ecco, allora, come avevo prima premesso, adesso lascio la parola a Gian Pietro Mondin per la presentazione dell'ingegner Lange e per le domande sui temi che abbiamo accennato e sui suoi studi. A te, Gian Pietro. Grazie Albiano, buonasera a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. L'ultima volta ci siamo sentiti all'inizio dell'estate e abbiamo proprio parlato di Schauberger, come diceva poco fa Liano. E dopo quella trasmissione ho cominciato a fare una ricerca sul web e sulle riviste della cosiddetta scienza di frontiera per vedere se qualcuno o gruppi di tecnici, di persone, avessero continuato gli studi di Schauberger e soprattutto se avessero realizzato delle macchine, qualcosa coerente con le ricerche e anche con le macchine che già Schauberger aveva costruito. È stata una ricerca che mi ha portato, tra l'altro, a conoscere dei siti molto interessanti sul web, tipo quello di Implosion, che però è tutto in tedesco, per cui è Certo. abbastanza impegnativo. E però ho trovato tre articoli su Nexus sul Fortex e vi dico, aspettate che sono un po' lontano, ecco qua, giusto per leggere come inizia il primo articolo, si può costruire una macchina vivente in armonia con la struttura della forza vitale presente in natura? La cosa mi ha subito colpito, anche perché l'autore, l'ingegnere Christian Lange, mette in gioco diversi elementi, il phi, il famoso numero aureo della sezione aurea, la serie di Fibonacci, i frattali, e poi introduce una novità che è la sezione ovoidale aurea. Questi tre articoli sono belli tosti, vero Alviano, Certo. impegnativi, c'è tanta matematica, c'è fisica quantistica. C'è ingegneria, e per cui a un certo punto io ho detto: io qua non ce la faccio a portare perché devo masticarlo tutto questo materiale, renderlo mio per poterlo spiegare. E così una sera, preso dalla disperazione, ho detto: ma e se chiamassi l'autore? E così ho scritto una email all'autore, e lui molto gentilmente ha detto: sì, chiamatemi e io sono disponibile a rispondere alle vostre domande. L'ingegnere Christian Lange è di Berlino, nasce a Berlino nel 1969, fa gli studi di ingegneria meccanica all'Università di Kassel e poi, una volta laureato, lavora presso la Mercedes e la Smart, tra l'altro lavora anche al progetto Common Rail negli anni 90. E poi gli viene affidata la formazione tecnica in Italia per la regione Puglia e Calabria. Però questo è il suo lavoro. A livello di ricerca, lui non ha mai abbandonato quella che era la sua antica passione, cioè la fluidodinamica, l'acqua e soprattutto Schauberger, perché se uno si appassiona all'acqua non può non appassionarsi anche a Schauberger. Questo articolo
Ingegner Lange, sul Fortex, questi tre articoli. È un po' datato, è di 12 anni fa. Ci sono delle novità in questi 12 anni? Sono state realizzate delle macchine? Cosa è successo di questo Vortex? Allora, il Vortex sostanzialmente era un progetto che si basava sulla mia scoperta dell'uovo in sezione aurea. Poi appena l'avevo diciamo scoperto questo uovo, l'avevo calcolato che si tratta di un uovo che abbia la lunghezza che è 1,618 volte la sua larghezza, subito sapevo o intuivo che all'interno di questo uovo andrebbe creato un vortice, qualcosa che mette in movimento l'acqua. Il vortex, per come è stato descritto nell'articolo, non è stato ancora realizzato, diciamo, per come è stato descritto, che può fare le cose che faceva Schauberger, cioè produrre energia o addirittura altre cose ancora. Ma ho creato un apparecchio con questa forma che serve per la strutturazione dell'acqua e dicono che funziona abbastanza bene, per cui diciamo da un punto di vista pratico qualcosa è venuto fuori da questo progetto Vortex, almeno una prima realizzazione abbastanza semplice. Interessante. E, ascolta, ingegnere, sui testi che ho potuto leggere, io, che sono tutti i testi in inglese, però di quello che aveva scritto Schauberger all'epoca, non ho mai trovato che lui faccia uso del Fi, del famoso numero aureo, nella costruzione delle sue macchine. Mi è sfuggito qualcosa oppure effettivamente lui non ne parla? Allora, Schauberger non lo dice in maniera esplicita che ha usato il Fi, anche se fa riferimento al pentagono che contiene questa proporzione. E infatti la mia ricerca inizia proprio qui. Mi sono chiesto se è possibile rifare o ricostruire le sue macchine, e mi sono informato e molte persone hanno provato a farlo ma con scarsi risultati. Mi sono chiesto quale fosse il suo segreto, perché di segreti ne aveva nei suoi brevetti, non ha mai scritto tutto, si teneva sempre qualche piccolo segreto per se stesso. E nella mia ricerca mi sono imbattuto in un disegno nel libro Living Energies di Callum Coates, dove c'è una macchina in blu, forse la sua più importante, la Repulsine, che è fatta di due dischi ondulati dove al centro viene aspirato l'acqua. Questi dischi sono in rotazione e l'acqua, per via della forza centrifuga, va verso la periferia e percorre questi profili ondulati, che sono al centro abbastanza, le onde sono abbastanza grandi, e verso la periferia continuano a diventare sempre più piccoli. E nel testo, nella descrizione, sta scritto che la larghezza, la lunghezza e anche la distanza fra questi profili ondulati sono in sezione aurea Fi. E là mi sono interessato, ho capito che c'è qualcosa di particolare e mi sono un po' imbattuto in queste ricerche. Poi ho scoperto che Schauberger, quando verso la fine della sua vita, e come avete detto anche nella trasmissione scorsa, è stato portato in America per realizzare le sue invenzioni, che poi non ha fatto, ma comunque l'intenzione era questa. Lui scriva alla moglie una lettera che era arrivato, che è andato tutto bene il viaggio, che comunque non poteva assolutamente fare nulla perché si era scordato a casa le sue tabelle logaritmiche. Poi ho scoperto, intuito, che sono tabelle logaritmiche che si basano su Fi, sulla sezione aurea come base, che gli servivano effettivamente per realizzare queste, diciamo,
queste onde, questi profili ondulatori che iniziano grandi, diventano sempre più piccoli, è una funzione logaritmica, insomma, su base phi, per avere sempre questo phi in phi in phi in maniera frattale. Da là inizia la mia ricerca sul phi. Poi mi sono chiesto se Schauberg diceva sempre che ci vogliono delle geometrie non euclidee come l'uovo, come la spirale, per iniziare un processo implosivo. E in ogni sua macchina ha utilizzato effettivamente, diciamo, geometrie ovoidali. Mi sono chiesto perché, se usava il phi e se era uno dei suoi segreti, fra virgolette, e usava le uova, perché non ha usato un uovo in sezione aurea? E mi sono messo a calcolarlo. Lui non poteva avere questo uovo, purtroppo, perché la formula per calcolare l'uovo come taglio del cono iperbolico è uscito negli anni 70 da due matematici tedeschi che si chiamano Hartung e Rennert. Quindi non era a disposizione di Schauberg, ha comunque utilizzato altre forme ovoidali che si basavano sul pentagono o su diversi pentagoni, diciamo, combinati fra di loro, che in qualche maniera contenevano comunque le phi. Senta, ingegner Lang, per aiutare chi ci ascolta, per semplificare, noi siamo da una parte una società che funziona a petrolio, continua a funzionare a petrolio almeno in grande parte. Allora, come facciamo a far capire a chi ci ascolta l'utilità in realtà di queste forme, e si può anche chiarire, spiegare nel modo più semplice possibile che cos'è questo phi in realtà, che cos'è questa sezione aurea? Sì, allora prima facciamo un piccolo passo indietro, spieghiamo che cos'è l'implosione e cosa voleva fare Schauberg. Lui ha notato che in natura ci sono dei processi che producono energia o poco attrito, a differenza dell'esplosione. Facciamo un piccolo esempio. In un motore a combustione viene compresso una miscela di aria, benzina, e si fa esplodere, producendo una parte di lavoro meccanico, molto rumore e molto calore. La natura non farebbe mai una cosa così stupida. La natura invece usa l'implosione, che è molto più efficiente, non crea calore, non crea rumore, ma farebbe, diciamo, implodere qualcosa all'interno del cilindro e farebbe sollevare il cilindro. E Schauberg, come avete anche menzionato nella scorsa trasmissione, osservando le trote, notava che potevano stare ferme per tante ore nell'acqua che scorre molto velocemente senza stancarsi, e si chiedeva come fanno. E da là nasce nella sua, diciamo, ricerca, dopo aver capito e copiato, e questo diceva sempre, capite e copiate la natura, aveva creato questo motore trota, che alla fine che era la repulsione con questi dischi ondulatori. Perché? Cosa succede? Lui sosteneva questo, che nell'implosione abbiamo dell'efficienza molto alta, perché per esempio se andiamo in autostrada e vogliamo raddoppiare la nostra velocità, diciamo che andiamo a 100 km orari e vogliamo andare a 200, la resistenza aerodinamica non è il doppio ma è 4 volte. E Schauberg ha scritto un libro, Il nostro lavoro inutile, l'unico libro che ha scritto. Perché il nostro lavoro inutile? Perché più vogliamo fare, più ci facciamo male, più aumenta la resistenza al quadrato della velocità. Mentre usando il principio implosivo, secondo quello che sosteneva Schauberg, al raddoppiare della velocità abbiamo solo un quarto di resistenza. Cioè la trota più veloce va, meno resistenza subisce e meno si stanca. Questo sembrerebbe un controsenso, perché noi non abbiamo mai visto qualcosa del genere, ma ce l'abbiamo davanti agli occhi senza vederlo. E Schauberg, quando fu chiesto, ma come si fa
a usare questo o ad avere questo principio implosivo, diciamo molto efficiente. Lui dice semplicemente capite e copiate la natura. E cosa intendeva? Lui diceva di copiare le forme non euclidee della natura. E diceva addirittura questa famosa frase, diceva cercate forme e non formule, e lui intendeva proprio le formule a spirale e a uovo. Poi questo capire, copiare, ci porta direttamente al Fi, alla sezione aurea, perché questo rapporto 1,618 è ovunque presente nella natura. Se ci facciamo una radiografia della nostra mano e misuriamo la lunghezza del primo ossicino di un dito moltiplicato per 1,618 ci dà la lunghezza del secondo, che a sua volta moltiplicato per Fi ci dà la lunghezza del terzo. La distanza... Falangine e falangette in anatomia, è interessante. Sì, ma anche nelle galassie e anche nelle particelle subatomiche. Questo rapporto Fi sembra una costante onnipresente, per cui se copiamo la natura con le sue forme osservando il Fi possiamo in qualche maniera sintonizzarsi su quello che Schauberger chiamava implosione. Infatti il discorso che faceva prima sulla velocità e sulla resistenza mi ha fatto venire in mente quei tubi che aveva fatto Schauberger, dove ad una determinata velocità la resistenza tende a zero, per cui diventano delle pompe di fatto. Sì, questo è molto interessante, perché a un certo punto Schauberger non fu preso sul serio, perché la scienza classica non prendeva minimamente in considerazione quello che diceva Schauberger, perché apparentemente contraddice il secondo teorema della termodinamica, cioè che dice che non si può produrre o creare energia dal nulla. Ma se vediamo meglio cosa dice esattamente il secondo teorema della termodinamica, dice esattamente che in un sistema chiuso non si può aumentare il livello di energia, ma la natura per definizione è un sistema apertissimo. E proprio voglio un po' raccontare questa sperimentazione che è stata fatta con i tubi, è stata fatta a Stoccarda negli anni 50 con il professor Pöppel. Cosa hanno fatto? Schauberger aveva creato un tubo in rame che aveva la forma di un corno dell'antilope kudu, che tra l'altro è un po' come la repulsina, è ondulata, inizia grande vicino alla testa dell'antilope e poi diventa sempre più piccola, è una spirale, insomma, che è in sezione aurea. E lui ha fatto questo tubo in rame e hanno fatto dei test di resistenza e l'hanno confrontato con un tubo in vetro che era addirittura più liscio di quello del tubo in rame, confrontando le resistenze. Si è visto che a un certo rapporto di pressione e velocità del flusso addirittura la resistenza diventava negativa. Cioè, zero e addirittura negativa, e come è stato detto, questo tubo diventava una pompa. E questo è stato documentato all'Università di Stoccarda negli anni 50. E questo è molto strano, perché in realtà l'acqua deve percorrere un percorso più lungo all'interno di questa spirale rispetto al tubo dritto e tondo, ma è più veloce e subisce una resistenza minore. Poi sicuramente ha avuto anche un'influenza al materiale. Tutto quello che faceva Schauberger era in rame. Il rame è un materiale diamagnetico. Infatti, quando Schauberger parlava delle varie polarità, all'implosione abbinava il diamagnetismo, mentre l'esplosione abbinava il magnetismo. Il diamagnetismo che cos'è? Esistono materiali come il rame e altri che in presenza di un campo magnetico
producono o generano un campo magnetico che è opposto a quello, diciamo, esterno, neutralizzando il magnetismo di quello generato dal magnete. E lui diceva: questo è il magnetismo della natura, cioè il diamagnetismo. Ecco perché usava il rame. E lui ha fatto anche un aratro con il quale veniva lavorato la terra, spiraloforme, e questo aratro era in rame, e lui ha avuto dei ottimi risultati. Non c'era bisogno della concimazione chimica, ma semplicemente di questo attrezzo in rame per avere e per ottenere dei raccolti molto maggiori. Sì, è interessante. Difatti, in tutta quella che è la medicina legata alla filosofia antroposofica, viene raccomandato il rame come protettore della vitalità del corpo umano. È interessante che un aratro in rame aumenti la fertilità e quindi la vitalità, certo, del terreno. Sì. Tornando all'articolo Fortex, diceva che una macchina nata da questa ricerca che ha fatto è Aquafi. Sì. Anche Schauberger aveva fatto un contenitore dell'acqua a forma di uovo, che tra l'altro è una delle macchine, se così possiamo chiamarla, che ha avuto più successo, perché è stata riprodotta in migliaia di esemplari si è diffusa in tutta l'Austria. Che differenza c'è tra questo che aveva fatto Schauberger e Aquafi che ha creato lei? Allora, la forma è leggermente diversa, perché Schauberger ha usato un uovo che non fa riferimento alle formule che ho utilizzato io. Il figlio di Schauberger, Walter Schauberger, era un ingegnere e insieme al padre ha lavorato molto sul cono iperbolico, che è una funzione matematica che ha la forma di un imbuto, e ha visto che quando si fanno dei tagli inclinati su questo cono iperbolico si ottengono delle forme ovoidali, ma all'epoca né padre né figlio hanno avuto, insomma, le formule per creare queste uova. E Schauberger utilizzava un uovo che ha chiamato uovo ideale, che si basava, come ho menzionato prima, su dei pentagoni. Erano delle forme ovoidali un po' approssimati, ma funzionavano perché Schauberger ha utilizzato questa forma in molte delle sue macchine, e sicuramente andavano bene, e nessuno vuole mettere in dubbio. Io ritengo che questa ricerca che è stata portata avanti col figlio e poi da questi matematici Hartung e Rennert, che iniziavano, insomma, a esaminare meglio questo cono iperbolico e la forma per disegnare uova, diciamo, è un po' più preciso come formula, e la forma dell'uovo che ho trovato io utilizzando le loro formule, ritengo che sia un po' più preciso sicuramente, e vedo che i risultati ci sono, senza voler togliere nulla a quello che è stato fatto in passato, ovviamente. Sempre sull'articolo sul Vortex, a un certo punto accenna all'utilizzo del suono, cioè sì, fa delle considerazioni sul suono molto interessanti, che però poi mette da parte dicendo che l'argomento va approfondito in un altro contesto. Cosa, sì, ci può dire riguardo al rapporto tra Fi e suono? Sì, infatti il rapporto Fi 1,618 rappresenta l'armonia perfetta nell'universo. Se vediamo per esempio un girasole e la sua disposizione, la disposizione dei semi che ha, che sono delle spirali perfette che si incrociano, una bellezza straordinaria che non ha pari, tutto basato su Fi, io
penso o credo che dobbiamo trovare questo rapporto anche nelle scale musicali. Invece non c'è. C'è la sesta minore con il rapporto 1,6 e c'è la sesta maggiore con 1,6666 e così via. In mezzo ci sarebbe il Fi, ma non c'è. Sulla tastiera di un pianoforte questo rapporto non c'è e mi sono confrontato con musicisti che mi dicevano poi che sicuramente non può esserci, perché il numero Fi è il numero più dissonante e più irrazionale che esiste. Infatti è così, il numero più irrazionale che esiste. A questo punto non può mai creare dei rapporti armonici che si basano invece su frazioni di numeri interi come 1 diviso 3, 1 diviso 2, 3 diviso 4 e così via. Questi sono i classici intervalli musicali, per cui apparentemente non c'è nulla da fare, queste due cose non vanno d'accordo. Invece vanno molto d'accordo quando non ci fermiamo all'apparenza di questo divieto che è stato messo. Invece non c'è motivo di dire che il Fi con la musica non c'entra niente, perché semplicemente si può fare una cosa: se prendiamo questo numero Fi e lo moltiplichiamo con se stesso, Fi per Fi, no? 1,618 per 1,618 è 2,618, ma posso fare anche 1 diviso Fi, 1 diviso Fi quadrato e così via. E mi esce, diciamo, una sequenza di numeri che sono le potenze di Fi. Se io prendo Fi, che è 1,618, e lo sommo con Fi con 1 diviso Fi al quadrato, che è 0,38196, la somma delle due potenze di Fi appena menzionato è esattamente 2,0000. È precisamente il rapporto 2 che corrisponde all'ottava in musica. Quindi è possibile creare una scala musicale che ha sia il rapporto Fi e che ha anche, diciamo, i classici intervalli. Perché questo numero, per quanto è dissonante, per quanto è irrazionale, sommando le sue potenze fra di loro, invece crea i numeri interi e in maniera precisissima, senza nessun margine di errore. E quindi con questo, diciamo, detto questo, si può creare una scala musicale che non ha 12 suoni, né ha per ottava, né ha 13 o 36, a secondo del numero di note che si vogliono mettere, o 10, 13 o 36. Questi sono i numeri che funzionano e si possono creare delle scale musicali. Che tra l'altro lei ha provato insieme ad un musicista, ha creato anche un po' di questa musica. Sì, sicuramente abbiamo collaborato con un musicista che è Giuseppe Bini. Qualche anno fa lui ha creato delle composizioni utilizzando una scala Fi, quella che aveva 13 suoni per ottava e 9 all'interno di un intervallo Fi. È una musica un po' particolare, un po' strana, ma non è fastidiosa o disarmonica, anzi dopo un po' questa musica sembra molto piacevole all'orecchio, anche se in teoria non potrebbe esserlo, perché da un punto di vista teorico è assolutamente dissonante. E per chi volesse ascoltare questa musica che avete fatto, può andare nel suo sito, che se lo può dire. www.acquafi.it. Acquafi si scrive acqua come acqua, poi PHI tutto attaccato. E sul sito trova anche degli articoli sulla musica aurea, sulla musica Fi, e poi ci sono i link YouTube dove si può ascoltare questo tipo di musica. Certo. E tra l'altro lì si trovano anche le macchine che lei ha creato, sempre sul sito Acquafi. Sì, sicuramente, poi ci sono tutti gli approfondimenti, tutte le informazioni e devo dire la verità, questo progetto Acquafi mi ha dato molto coraggio di andare avanti, perché
un apparecchio con acquafì fatto di un uovo, fatto di tubi che sono stati piegati con delle geometrie particolari, aggiunto poi del materiale che emette delle vibrazioni, delle frequenze che si trasmettono sulla struttura dell'acqua, in teoria, diciamo, uno dice, vabbè, che dovrebbe fare una macchina del genere? Niente, perché alla fine è un tubo che viene attraversato dall'acqua e basta. L'acqua, così come entra, dovrebbe uscire. Invece no, cambiano alcune cose che vengono notate. Un effetto che viene, per esempio, notato sempre è che cambia anche la struttura del calcare, non deposita più, e questo è facilmente riscontrabile. Addirittura il calcare già depositato si inizia a scretolare e a sciogliere, e questo è innegabile. Poi qualcuno ha osservato anche che innaffiando delle piante con questo tipo di acqua trattata si hanno delle crescite maggiori. Maggiore delle piante, e questo è qualcosa che ha detto anche Schauberger. Quando lui ha costruito le sue macchine implosive e riusciva addirittura a produrre energia elettrica, ha detto sempre: attenzione, io produco energia elettrica, ma non è altro che lo scarto di un processo implosivo primario molto più importante, ed è quello che favorisce, per esempio, la crescita delle piante e l'evolversi, diciamo, verso la vita di alcuni processi, che potrebbe essere la crescita di piante o altri inventori, per non parlare solo di Schauberger, tipo John Searle, che ha fatto macchine che si basavano su altri principi non fluidinamici. Lui ha detto che notava che addirittura ferite guarivano diciamo più in fretta in vicinanza alle sue macchine, eccetera. Quindi questo processo implosivo di primaria importanza, probabilmente o in qualche maniera l'abbiamo anche in questo caso di acquafì. Certamente interessante questo. Scusi, dica. No, certamente io rimango un po' sul vago, perché non si può, diciamo, affermare con sicurezza scientifica ogni cosa che abbiamo notato, perché qui si parla di innovazione. E quando si parla di innovazione si va in un terreno non ancora esplorato del tutto. E quindi sarebbe anche un po' troppo pretendere di avere già tutte le sperimentazioni, tutte le prove scientifiche fino in fondo già a disposizione, perché non sarebbe più innovazione, sarebbe, diciamo, qualcosa di vecchio consolidato. E quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, un po' di ricerca, un po' di approfondimento, di sperimentazione, per avere qualche dato in più. Però sull'acqua che aumenta la vitalità delle piante e conseguentemente la crescita, c'è una tesi di laurea, però... Sì, è stata fatta una tesi di laurea in collaborazione con l'Università di Reggio Calabria, dove hanno diciamo innaffiato gli alberi d'oliva con acqua normale e con acqua trattata con acquafì. Per un anno intero hanno confrontato un grande campione di piante, era credo un ettaro con acqua normale, un ettaro con acqua fi, e a distanza di un anno hanno misurato sempre l'assorbimento della nitrite carbonica da parte delle piante. E le piante, diciamo gli alberi, che venivano innaffiati con acqua trattata con acqua fi, avevano un assorbimento che era circa il 15% di più rispetto agli alberi che venivano innaffiati con acqua normale. E questo è un campione abbastanza importante. È venuto fuori questo risultato che in qualche maniera indica che qualcosa è successo, qualcosa in positivo. Senta, ingegnere, adesso abbiamo ancora un 2-3 minuti. Io le volevo fare una domanda praticamente in chiusura, che forse esula un poco
dalle sue competenze, ma con quello che ha detto adesso mi verrebbe da domandarle queste proprietà così dell'acqua che l'acqua può assumere, o che magari posso immaginare che l'acqua può perdere. L'acqua di una palude ha una certa forza, una certa energia, un'acqua che corre specialmente a certe temperature ne ha un'altra, ma mi veniva da chiederle, le cosiddette acque di luce, acque sacre, acque mariane, le acque di Lourdes, le acque che guariscono, il Giordano, il Gange, che lei si sentirebbe di dire qualche cosa su questo argomento, su questa proprietà di queste acque, come mai? Allora, senza voler entrare proprio nel, diciamo, nell'argomento di queste cosiddette acque di luce, hanno in comune qualcosa queste acque, sono sempre acque strutturate, al di là di tutto quello che gira attorno a questi argomenti che ci sono, sia l'acqua di Gange, sia quello che è stato trovato a Lourdes, eccetera, sono acque strutturate. Cosa significa? Significa che quando viene le molecole d'acqua fra di loro creano delle strutture. Queste strutture possono essere altamente organizzate o anche caotiche, o nel caso peggiore, assenza di struttura. Assolutamente. L'acqua di alta montagna è altamente strutturata e si è visto che per esempio l'acqua del Gange, nonostante che è sporchissimo e anche inquinato, comunque ha una buona struttura, anzi una ottima struttura, e queste strutture, queste acque strutturate sono anche le acque di luce, sono sempre strutturate, e che abbiano qualche effetto è chiaro, perché l'acqua all'interno delle nostre cellule, quando sono sane, è altamente strutturata. Quando sono malate, non è strutturata, hanno poca acqua strutturata, indipendentemente dal tipo di malattia, per cui potrebbe far pensare che un'acqua strutturata possa in qualche maniera agevolare diciamo le cellule, ma questa è un'ipotesi, ma verrebbe da pensare. Beh, guardi, adesso che lei sì, dice che queste cose, mi verrebbe da fare delle riflessioni sul fatto che il nostro pensiero, i nostri sentimenti, in qualche modo in positivo o in negativo, visto che siamo fatti di acqua, sono in grado un poco di strutturare o destrutturare quell'acqua. Comunque adesso questa, sono partito in una riflessione che magari potrebbe essere argomento di altre trasmissioni. Guardi, sono le 19:52. Noi veramente la ringraziamo della chiarezza con la quale ha esposto questi concetti che dovrebbero portarci. Io ne ho ricavato, guardi, io sono un po' lontano da queste cose, mi trascina ogni tanto l'amico Giampiero a ragionare in questi modi, ma mi sembra di aver capito un poco che la forma delle cose, la forma è in grado di dare vitalità ed energia, quindi si potrebbe dire una cosa del genere? Sì, assolutamente sì. Bene, allora noi lasciamo i nostri ascoltatori con questo pensiero, con questa riflessione sulle meraviglie della natura, su tutto quello che ancora possiamo scoprire per liberarci un poco dalle schiavitù delle energie finite. E la ringraziamo tantissimo, ingegner Lange. Grazie. Buonasera e grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Buonasera. Grazie, grazie della tua partecipazione, Gian Pietro. E noi ripassiamo la linea a Massimo Bonella. Grazie e un buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Benissimo, riprendiamo la linea qui da Venezia, dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV All News. Speravo di avere infatti delle notizie da parte di Telemare di Gorizia. Ricordo che c'è stata oggi la
importante manifestazione contro il MISE a Roma per la tutela delle radio e TV locali che sono a rischio chiusura, realizzata dal sindacato La Rea. Vediamo comunque prossimamente se riusciamo a sapere qualcosa, magari indicare delle finestre durante la programmazione di Radio Science TV. Grazie a Dalviano Appi per la conduzione, ma in modo particolare vorrei dire, ecco, che un argomento veramente interessante che merita di essere approfondito ancora, ecco, io spero che riuscirete in qualche maniera a riportare questo ospite per continuare a parlare ancora di questa materia che è veramente affascinante. Sono quelle cose che spesso si dà per scontato, invece effettivamente vale la pena di portarle sotto i riflettori e approfondire e capire bene di che cosa si tratta. 19.55, c'è un aggiornamento delle notizie importante perché parliamo di UFO. C'è stato di fatto un avvistamento di massa durante un convegno in località Rho. Siamo in provincia di Milano. È successo il 30 settembre 2018. Era in corso un convegno dedicato alla vita extraterrestre organizzato dal CUFOM. Tra gli ospiti il contattato Antonio Urzi e un protagonista del caso Amicizia, Gaspare De Lama. Alle 16.40 circa un oggetto ha catturato l'attenzione dei presenti che sono usciti dall'auditorium per osservarlo e riprenderlo. Era ad alta quota, inizialmente sembrava fermo ed è rimasto visibile per circa 30 minuti, poi si è dileguato. L'immagine trema perché lo zoom era al massimo e non avevo il treppiedi, dice il colui che ha appunto il cameraman, colui che ha ripreso l'avvistamento. Dunque, questo filmato è stato, e quindi la notizia che vi ho appena dato, è stato pubblicato nella nostra testata a taglio primo, una notizia che naturalmente non sentirete nelle altre testate, però qui c'è tanto di filmato dove si vede l'UFO nel cielo e dopo la telecamera scende e riprende tutte le persone fuori dal convegno che lo stavano appunto riprendendo, tutti quanti affascinati con il viso all'insù. Questa è una notizia importante, non sono le cosiddette fake news come qualcuno vuol far passare, i soliti furbacchioni che poi si annidano dietro alle quinte dei media nazionali ci sono sempre. Ecco, qui è chiaro, chi vuol vedere clicca e poi se ne farà una propria considerazione. 19.57, vediamo se ci sono altri aggiornamenti importanti delle notizie. No, vi segnalo solamente lo spot che abbiamo sulla nostra testata che riguarda uno spot dove troverete il noto presentatore storico della Rai TV, Pippo Baudo, che spiega l'importanza nel territorio italiano delle TV e radio locali. Ricordo che sono molte sono a rischio di chiusura perché, voi vi domanderete, perché non sono arrivati o comunque in maniera insufficiente i contributi per le redazioni, quindi per mantenere i posti di lavoro dei giornalisti, capi redattori, direttori di testata, eccetera. Il caso di Telemare, ad esempio, l'unica televisione a Gorizia e provincia che di fatto ha la redazione a casa. I telegiornali vanno in onda, lo ricordo, in forma di edizione straordinaria dove parlano di questo problema che sta vivendo questa emittente. C'è tensione, c'è preoccupazione, noi qui nel nostro piccolo cercheremo di seguire e dare solidarietà a questi nostri colleghi, non solo di Telemare, ma anche di tutte le altre televisioni e radio che si trovano in queste situazioni. Bene, è tutto. Pianeta Oggi, Mente nel Mondo termina qui. Prossimo appuntamento alla settimana prossima, sempre agli stessi orari. Da Massimo Bonello, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo su Radio Science.